Io voglio fare vedere una fotografia del presidente Conte, se la regia mi segue come ha fatto brillantemente fino adesso, vediamo se arriva, presidente, che è una fotografia. Eccoci qua, quando lei è venuto all'ANSA, il presidente Conte a un certo punto ci ha detto: io voglio scrivere una notizia, voglio fare una notizia dell'ANSA, voglio fare una notizia con le stelline, che sarebbero le notizie importanti che si danno per dare le cose importanti. Allora, Presidente, di notizie di piccole stelline mi sa che ce ne ha date forse troppe da quel giorno. Lì, quel giorno era ancora giallo-verde, adesso siamo nell'era giallo-rossa. Ma insomma, Presidente, poi veniamo all'attualità, ma insomma mi interessa chiederle questo: il suo rapporto con l'informazione all'epoca dei social, con le fake news, le agenzie che le arrivano sul tavolo durante la giornata. Quanto contano, quanto le guarda, quanto No, io ho grandissimo rispetto per voi, per le agenzie, per tutti gli organi di informazione. E chiaramente si parla tanto di disintermediazione, perché con questa possibilità di comunicare direttamente con i social un po', diciamo, siete bypassati. Però la vostra funzione, soprattutto direi quella delle agenzie, è fondamentale. Perché noto che conservate un livello di professionalità molto elevato, mediamente. Adesso non sono qui per omaggiarvi e per Ah no, piaggeria, faccia, faccia. ma faccio pure, dice lei. Però ecco, c'è un livello di professionalità e quindi è un ruolo insostituibile, infungibile. Per la stampa poi c'è un problema ovviamente anche complicato perché, come sapete, si vendono meno, la carta stampata si vende meno, quindi c'è anche un problema di stare sul mercato, in un mercato che è più contratto, c'è una concorrenza agguerrita perché circolano queste informazioni dappertutto. Il problema vero è che nel web, ma questo è un fatto che si è notato da tempo, come dire, il web è lo spazio della più assoluta libertà, tutti quanti possono esprimersi, eccetera, e quindi veramente una lagone. L'agorà della democrazia. Nello stesso tempo si possono scrivere tante fesserie, è quello il problema. Quindi, quando una volta, quando si viene da voi, l'informazione è riscontrata, si compra un giornale, dovrebbe essere idem, si va in una libreria, si compra un libro, la collana, l'autore, insomma, ci sono tante indicazioni che ci consentono di filtrare l'autorevolezza. Sul web, anche una persona assolutamente squilibrata, se mai scrive qualcosa, e può ingannarci. Quindi c'è un problema di controllare la qualità delle informazioni che circolano e di non andare dietro, anche perché poi c'è un tasso anche di emotività, soprattutto nei social, perché c'è questa facilità, no, nel digitare, quindi uno non pensa, non filtra, non media. Questo può contribuire un poco ad alterare anche il circuito informativo. La qualità del circuito informativo. La ringrazio Presidente, noi come tutti i giornalisti proviamo a fare il nostro mestiere, non è semplice, però devo dire che da lei e dal suo staff c'è una grande collaborazione nell'informazione, questo facilita, Bravi. bravi, e facilita anche il lavoro dei nostri colleghi della redazione di Montecitorio, della redazione politica, che vi seguono continuamente e io tormento durante il giorno il povero Giuseppe Tito, capo della redazione politica, che saluto con tutti i colleghi che seguono l'attività del governo, che fanno veramente Si un lavoro. lamentano? Guarda, Io sono un po' sobrio nelle comunicazioni. no, non si lamentano, sono appassionati e vi seguono con passione sempre. Presidente, allora, veniamo all'attualità. Oggi è stata una giornata importante, campale. Lei è andato alla Camera, al Senato, a parlare del fondo salva stati, è stato molto duro con l'opposizione, e poi l'opposizione è stata molto dura con lei, perché poi alla fine Diciamo che ho Salvini. chiarito, io non credo di aver detto nulla di più e nulla di meno che chiarire e ricostruire con documenti alla mano. Non credo di essere stato duro. Non è stato duro, ma insomma, lei ha detto sostanzialmente: lo La sapevate durezza era tutti. nei riscontri documentali, Lo sapevate è tutti. oggettiva. Se posso fare una piccola sintesi, anzi, tutti sapevate che cosa abbiamo, il percorso che è stato, il Parlamento è stato informato, ci sono state riunioni, e nonostante questo, però, Salvini le dice che lei o Gualtieri mentite, che si dovrebbe vergognare perché sono in gioco gli Devo interessi dell'Italia. Lo vergognare dice Salvini, io naturalmente in questo dei momento faccio il riscontri documentali. portavoce.
non scherziamo. No, c'è molta mistificazione, c'è stata molta mistificazione e francamente sono rimasto sorpreso del fatto che la polemica politica possa colorarsi sino a questo punto, perché bene i toni veementi, bene le contestazioni anche molto aspre, però effettivamente costruire una mistificazione, passare in tutti i, come dire, i luoghi televisivi, non me ne voglia Presidente, in tutti i luoghi televisivi, in tutte le interviste eccetera, e far passare questo messaggio, alto tradimento, senza che venga chiesto ma come, a parte che alto tradimento il giurista obietterebbe è una figura di reato che si addice al Presidente della Repubblica, Repubblica specifica, ma questo è un tecnicismo, mettiamolo da parte, ma alto tradimento perché, per come? Allora qual è il tema? Perché c'è stata una gestione segreta, riservata, non c'è stato il coinvolgimento dei compagni di viaggio del primo esecutivo del Parlamento? Bene, oggi sono stati i riscontri documentali e tutto è stato dimostrato. Ho lasciato sia alla Camera dei Deputati che al Senato un fascicolo così pieno di allegati per facilitare poi a tutti anche la consultazione più immediata e rapida. Quindi il Fondo Salva Stati non è un problema per l'Italia, è un'opportunità, questo lei ha detto oggi, perché? Beh, sono state dette molte scemenze ovviamente, invece ci sono anche alcuni profili di criticità, cioè quando si fa un negoziato di questo tipo, un negoziato, attenzione, che dal dicembre 2017 è iniziato, poi a un certo punto la capacità mediatica, l'efficacia comunicativa lancia alto tradimento del Presidente del Consiglio, questi sono i meccanismi dell'informazione. Alto tradimento del Presidente del Consiglio, c'è stata una firma a nottetempo e quindi a quel punto lì l'informazione ovviamente viene attirata e si scatena una bagarre comunicativa. Questo era un negoziato che procedeva dal dicembre 2017, un negoziato che ha conosciuto tante tappe, tante interlocuzioni, tanti passaggi, tanti riscontri documentali in commissione, riunione di governo eccetera. Ovviamente è un negoziato che ha offerto anche tante insidie, la buona parte, quelle inaccettabili per noi, sono state tutte scansate, perché ce ne sono state ad esempio il meccanismo di ristrutturazione automatica del debito e tanti altri, adesso non voglio ripercorrere la giornata, però ecco, rispetto a queste insidie scansate, l'attuale configurazione del negoziato è ben più accettabile per l'Italia e presenta anche dei vantaggi. Poi entriamo nella sfera dell'opinabile, per cui ci potrà essere qualcuno che ancora non è soddisfatto, qualcuno che si ritiene completamente appagato. È vero però, e questo in piena adesione con l'indirizzo del Parlamento, che noi dovremo valutare, riservarci una valutazione che peraltro spetta al Parlamento che è sovrano, all'esito di tutti gli aspetti della riforma, di tutti i profili di questa complessa riforma dell'Unione Economica, dell'Unione Monetaria, perché quando si lavora su un negoziato è normale che un paese, siamo 19 quelli dell'Eurozona, possa anche concedere qualcosina rispetto a una soluzione ancora più prediletta, però semmai va a recuperare su altri aspetti che sono ancora più importanti. Quindi la valutazione complessiva, come si è detto col Parlamento, la faremo all'ultimo e il Parlamento avrà tutto l'agio di potersi esprimere. Intanto io chiedo alla regia di preparare le foto che avevamo immaginato di vedere col Presidente, a cominciare da quella di Narni, e le chiedo, lei adesso va, tornerà, e la ringrazio davvero per aver fatto questo tour de force, per essere con noi, torna per un Consiglio dei Ministri, ma sarà una lunga notte sul decreto fiscale, c'è la manovra da approvare, allora anche la manovra è stata criticata, le tasse, le non tasse, la copertura dell'IVA, ok, io le vorrei fare una domanda in prospettiva, dopo la manovra il PIL è comunque una condizione complessa, l'economia è fatica, che cosa vede lei per il nostro Paese per i prossimi mesi sul fronte dell'economia e di quello che il governo può fare per l'economia? Io vedo per il nostro Paese un'occasione importante, una chance da giocare tutta. Questo Paese, guardate, in una congiuntura economica così complessa, è tenuto conto che è difficile che si riesca a produrre nel quadro dell'euro
dei PIL e quindi una crescita economica sostanziale, noi dobbiamo puntare su due cose. Uno è le riforme strutturali, cioè sono alcune che costano zero o quasi zero, di quelle ha bisogno il Paese. Quindi noi dobbiamo approfittare mettendo testa e cuore per ridurre la burocrazia, accelerare i tempi della giustizia civile e penale, fare una serie di riforme di cui ha bisogno urgentissimo il Paese, che purtroppo non sono mai riuscito a fare. Ce la dobbiamo fare perché è di questo veramente che hanno bisogno i cittadini. Il secondo aspetto ovviamente è di lavorare anche una svolta per un futuro, per uno sviluppo sostenibile. Non ci possiamo solo concentrare sullo 0,1, 0,2, 0,4 il PIL. Interessa ai cittadini, interessa la qualità della vita, a noi deve interessare la qualità della vita. Io viaggio in tutto il mondo, trovo stati in cui si viaggia al 3, il 4, 5%, ultimamente anche all'8%, ma non significa che la qualità di PIL sto parlando. Ma non significa che la qualità della vita sia quella da noi desiderata a tal punto da trasferirci lì, in quei paesi. Noi dobbiamo lavorare per un'Italia più verde, per un'Italia digitalizzata, per un ambiente più pulito, per energie rinnovabili, la svolta verde. Presidente, a proposito, le dico, l'ho annunciato l'amministratore delegato all'inizio del nostro incontro, che proprio nei prossimi giorni andrà online il portale ANSA 2030, che è un canale dedicato interamente alla sostenibilità, con i goal previsti dall'ONU. Ci fa piacere anche salutare Enrico Giovannini, presidente dell'ASVES, che è qui, ringrazio per essere qui perché sarà uno dei nostri partner fondamentali, anche con un accordo istituzionale con la cabina di regia che lei... Benessere Italia. Esattamente, che lei ha istituito a Palazzo Chigi. E vedo lì la professoressa Maggino. La professoressa, buonasera, li salutiamo. Tra breve questa nuova avventura che... partirà con i colleghi della redazione economica, che ringrazio per il bellissimo progetto che hanno messo in campo con noi. Allora, siamo lieti della partnership. Grazie. Bene, grazie. Allora, Presidente, no, io volevo far vedere questa foto. Grazie per il portale. Volevo farle vedere questa foto, perché questa foto che rischia di restare un unicum, nel senso che lì siamo poco prima della sconfitta elettorale, è stato un giorno in cui si è provato a fare un unicum, perché il candidato, bravissima persona, non può ripresentarsi in altre regioni. Vabbè, questo adesso ce lo dice, la domanda era proprio questa: l'Umbria è andata come è andata, ci sono grandi difficoltà nel rapporto tra 5 Stelle e PD, soprattutto i 5 Stelle ci dicono che l'alleanza strutturale non si può fare, non si riesce a fare. Lei pensa che chiusa la manovra, avendo un po' di respiro, invece ci siano le possibilità per questa alleanza, che è nata, come sappiamo, in maniera accidentale, come del resto era nata quella precedente, perché siamo di fronte a due maggioranze che sono nate senza il voto chiaro degli elettori. Lei pensa che possa avere davvero un futuro? Mi è piaciuta la nascita accidentale. È un po' accidentale. Guardi, io quando abbiamo avviato questa esperienza di governo ho parlato di un progetto politico, anche perché chiaramente è mutato completamente il contesto, anche la modalità di formazione del governo. Io ho partecipato attivamente ai tavoli dove abbiamo negoziato il programma, e quindi questo programma lo sento molto mio, sento questi 9 punti che esprimono una progettualità, un progetto di paese che veramente mi piacerebbe realizzare insieme alle forze della maggioranza. Quindi è chiaro che, essendo un progetto politico, auspico che le forze che in questo momento sostengono questa maggioranza possano darsi anche una traiettoria, una visione strategica ben ampia. Di qui poi, ovviamente, a sindacare e valutare poi i passaggi elettorali territoriali, soprattutto nell'immediato, non è facilissimo. Come abbiamo visto, e lei lo ha anticipato, il Movimento 5 Stelle ha molte perplessità. Abbiamo detto che sta anche vivendo una fase di transizione, c'è una ristrutturazione interna in corso, quindi dobbiamo dare del tempo. L'importante è mantenere sempre serrato, fitto il dialogo tra le forze di maggioranza, valutare di volta in volta e pian piano, diciamo, conoscersi sempre meglio reciprocamente. Si è parlato anche di un nuovo contratto, una ripartenza a gennaio, da che cosa si può partire, quali sono i punti che secondo lei potrebbero essere il collante iniziale di una seconda fase, di una ripartenza del governo, diciamo, superato lo scoglio della manovra e
chissà come quello dell'Emilia. Sicuramente in questi giorni siamo super impegnati ovviamente per l'approvazione del decreto fiscale, del disegno di legge del bilancio. Un attimo dopo è chiaro che ci dobbiamo mettere intorno a un tavolo, abbiamo tanti punti programmatici, abbiamo già con questa manovra, con questo fine anno avremo già realizzato varie riforme anticipando quindi molti punti programmatici, molti altri invece sono ancora da affrontare. Ed è chiaro che quello che ci manca soprattutto quando si parla di contratto, di programma, è soprattutto un cronoprogramma, cioè decidere insieme alle forze una scaletta anche sul piano diacronico, no, temporale, e dire bene, allora affrontiamo prima questo problema, quest'altra, questa riforma e quest'altra. Questo ci manca in questo momento perché abbiamo un nutrito programma di governo ma non c'è il cronoprogramma, quindi dovremo ritrovarci. Poi se ci sono altre proposte riformatrici, ben vengano, non ci ha scritto nessuno, non ci impedisce nessuno di aggiungere, come dire, altri obiettivi a quelli che abbiamo già concordato. Presidente, in questi giorni vediamo un nuovo fenomeno nelle piazze italiane, questi ragazzi, queste sardine, non sono nel libro, ma sono delle belle foto, a prescindere da come uno la pensi e dalla posizione politica che esprime, vediamo piazze piene di ragazzi, in gran parte di ragazzi, anche se poi guardando le foto non sono tutti ragazzi, l'abbiamo visto anche recentemente. Lei che ne pensa di queste? Se vedo questa piazza dico fantastica, è Firenze, no? Sì, dovrebbe essere Firenze. È fantastica questa partecipazione. C'è stato un periodo, voi ricorderete, no? La gioventù un po' ciclicamente si ripiega, c'è il riflusso del privato, poi invece c'è questa voglia di partecipazione. Quando c'era un riflusso del privato qualcuno diceva, coniava questo slogan, oggi non posso, ho un disimpegno. Qui invece oggi posso, voglio impegnarmi, voglio partecipare, è una cosa bellissima. Quindi è positivo comunque che si impegnino i ragazzi. Assolutamente. Beh, allora, per ragazzi che si impegnano, nel libro c'è un capitolo, tra l'altro è il primo, perché secondo noi è stato uno dei fenomeni più interessanti di quest'anno. Anche qui comunque la si pensi che è stato un po' il fenomeno Greta, comunque il fenomeno dei ragazzi in piazza per il clima. Lei parlava prima di sostenibilità, di quello che il governo ha provato a fare nella manovra. Che effetto le ha fatto Greta all'ONU dire quelle parole così dure e cosa ne pensa di questo movimento di ragazzi che in giro per il mondo provano a dare un messaggio a chi come lei, come tanti altri governanti della terra, ha la responsabilità di progettare il futuro? Guardi, io ho accolto favorevolmente il suo intervento, è stato anche duro ma non ha urtato la mia suscettibilità né un'ipersensibilità, una permalosità, cioè, ma questo mi capita anche quando vado in mezzo alle persone, delle volte si incontrano delle persone che non sono contente, di solito per fortuna diciamo le persone sono molto accoglienti e calorose nei miei confronti, però ci sta che qualche volta ci sia anche qualche durezza, qualche asprezza, delle volte c'è molta sofferenza, che a chi la devono manifestare se non quando poi vedono addirittura il primo responsabile delle azioni di governo? Quindi è uno stimolo critico quello, io l'ho preso molto positivamente. Noi abbiamo dei compiti di responsabilità, non possiamo sottrarci, dobbiamo far sempre meglio, impegnarci sempre di più. Il mio governo, devo dire, da questo punto di vista ha molta sensibilità, c'è un affiatamento intero della squadra di governo e anche con le forze di maggioranza. Vogliamo lavorare per realizzare questo Green New Deal, abbiamo un primato in Italia per le energie rinnovabili, per l'energia pulita. Io vado spasmodicamente, vorrei dire, alla ricerca di sempre di nuovi progetti per energie più pulite, corro dall'idrogeno al moto ondoso per cercare di incentivare tutte le imprese a buttarsi a capofitto per cercare di riorientare anche l'intero sistema produttivo verso uno sviluppo sostenibile ed ecocompatibile. Noi vogliamo veramente che si affermi anche un fatto culturale, che si affermi una volta per tutte la logica del riciclo e venga rigettata via definitivamente la logica del rifiuto. In termini di sostenibilità, lei prima ha detto, ho visto anche della sofferenza, lei è stata in Taranto e Taranto è veramente il paradigma di tutte le contraddizioni che viviamo. Basta leggere
il rapporto del Club di Roma del 72, che cosa diceva, che cosa dicevano gli scienziati, al tempo derisi da molti. Insomma, a Taranto abbiamo un'economia in difficoltà, un'azienda in difficoltà perché il mondo fa fatica, perché è in corso una guerra dei dazi, abbiamo la salute dei cittadini a rischio, l'occupazione a rischio, il paese in difficoltà. Insomma, a Taranto è veramente c'è tutto, c'è tutta la problematica dello sviluppo. Lei ha visto quegli operai, ha visto quelli fuori che, con i quali ha avuto un incontro complicato, poi quelli dentro. Tornando da Taranto, che cosa ha pensato? Qual è il futuro di questo posto e qual è il futuro di un paese che non può rinunciare all'industria manifatturiera, ma non può neanche rinunciare alla salute dei cittadini? Ma quel giorno, dico la verità, mi era stato sconsigliato di andare, perché chiaramente c'era uno sciopero in atto in una realtà così complessa, sfiduciata, però è stato assolutamente determinante andare, star lì 6, 7, 8 ore, non ricordo, parlare con tutti. È stata una full immersion che mi ha consentito poi di impostare la risoluzione del, tra virgolette, dossier Taranto, che non è solo l'ex Silva, e anche la città di Taranto, la comunità. Qualcosa è sorpreso, ma come? Vai lì e chiaramente vai a parlare e non porti una soluzione. A parte che io non ho mai detto di essere un supereroe, sfido chiunque a portare lì, presentarsi, a declamare qualche soluzione dopo qualche ora rispetto a una crisi che si era annunciata da poco. In realtà è una crisi quella, ed è solo delle ferite alla comunità tarantina e non solo, che si trascinano da anni, da decenni, da lustri quantomeno. Quindi è impensabile in pochi giorni risolvere tutto. Quello che voglio dire però, e lo dico con molta umiltà ma nello stesso tempo con molta determinazione, che siamo partiti, almeno nell'impostazione, col piede giusto, e io sono molto determinato, molto convinto che potremo portare un ottimo risultato a casa. Il risultato significa innanzitutto per lo stabilimento ex Silva renderlo, offrire una prospettiva di transizione energetica, va bene? Quindi bisogna veramente abbandonare il coke, i vecchi combustibili fossili e orientare subito lo stabilimento. E il mister Mittal, il signor Mittal mi sta venendo dietro, ha colto questa sfida e gli ho detto, lui è un global player, facciamo di questo stabilimento quello con la più avanzata tecnologia che tu hai. Lui mi sta venendo dietro, adesso speriamo di tradurre concretamente questo progetto in una soluzione industriale veramente sostenibile. C'è il problema dell'occupazione, dobbiamo mantenerla, c'è il problema del risanamento ambientale, poi, che dobbiamo incentivare e diciamo così rinforzare ancor più, e poi c'è la comunità tarantina. Lì abbiamo vari progetti, questo lo posso preannunciare, credo che non sia ancora venuto fuori, faremo un decreto legge per Taranto, io spero di farlo già a fine anno, in cui faremo confluire tutti i progetti che attualmente abbiamo già, alcuni li abbiamo già approvati, ne stanno arrivando altri, li stiamo valutando nell'impatto sociale, ambientale, economico, eccetera. Noi vogliamo restituire alla comunità tarantina, vogliamo offrire un ristoro che non potrà ripagarli tutto quello, compensarli tutte le sofferenze che hanno avuto, anche perdite di vite umane, ma vogliamo che per il futuro questa comunità diventi un modello. Addirittura vogliamo fare la prima città interamente digitalizzata d'Italia. Noi siamo determinati, dateci un attimo di tempo e vedrete che vi stupiremo. Noi facciamo gli auguri ai cittadini di Taranto, che ne hanno davvero bisogno, Presidente. Mi dicono che ci sarebbe anche una battuta, una replica sulle Iene. Che è successo? Noi eravamo qui e è cominciato il nostro... Io non ho visto il servizio, so che l'altro giorno eravamo a Vallo della Lucania, abbiamo fatto una meravigliosa manifestazione, c'erano delle Iene, però la questione è un po' vecchia che si trascina da tempo, ma stanno rimestando sul mio concorso da professore ordinario del 2002. Abbiamo fatto, non mi sono sottratto, ho soltanto aspettate, finisco il teatro e vengo da voi, 25 minuti di registrazione. Adesso non ho visto il servizio, spero, gli ho detto loro,
ho detto montatelo bene, perché ho fatto registrare anche dal mio fotografo, quindi è tutto registrato. Ho detto montatelo bene, non mi tagliate e date tutte le spiegazioni. In realtà l'ho sempre detto, il professor Alpa, che poverino, mal gli incolse per il fatto evidentemente di avere poi un coinquilino che è diventato Presidente del Consiglio, viene perseguitato perché nel 2002 c'è stato questo concorso ordinario, lui Presidente della Commissione, io coinquilino, ho chiarito che non c'è nessun profilo di interesse, è stato chiarito più volte, non c'è stata mai un'associazione professionale tra di noi, né di fatto né di diritto, ho chiarito che non c'è stato mai un conto corrente comune dove sono transitate somme cointestate o altro eccetera, quindi il concorso al professore ordinario, voglio dire, c'erano 5 commissari, hanno deciso all'unanimità, ne bastavano 3, nessuno ha impugnato, una cosa vecchissima, però continua a girare questa cosa, però vedremo il servizio poi come verrà e poi preciseremo ancora se necessario, in piena trasparenza. In piena trasparenza, è giusto che i cittadini si possano interessare anche della mia vita pregressa, io devo rispondere non solo come Presidente del Consiglio, anche per tutto quello che ho fatto in passato. Bene, grazie Presidente, è stato veramente gentile, disponibile. Facciamo un gioco. C'è una notizia dell'ANSA che lei vorrebbe leggere nei prossimi mesi che riguarda il Paese, un titolo che magari un giorno Giuseppe Tito scriverà. Balzo in avanti nel livello di occupazione dell'Italia, 5 crocette. Bene, grazie Presidente. Grazie davvero. Grazie. No, la sua copia. E complimenti, ecco, stavo dicendo, mi fate andare via senza foto ANSA. Eccolo. Ecco qua. Grazie, grazie davvero. Ecco Presidente. Eccoci. Allora, noi ringraziamo Presidente, grazie. La lascio. Grazie a voi, grazie a voi. Grazie davvero, buon lavoro. In bocca al lupo per tutto.